Non c'è inizio d'anno che non si porti dietro qualche malumore relativo ai rumorosi festeggiamenti con petardi di vario tipo. Al netto dell'ordinanza comunale che ne vieta l'utilizzo privato, atto condiviso da moltissime città in Italia, si sa che a conti fatti qualche esplosione dei botti qua e là in tutta la città lo si verifica ogni anno. Impossibile per il municipio controllare ogni singolo angolo del capoluogo, inverosimile vietare casa per casa l'uso dei petardi. Ma ciò che all'avvocato Alberto Costoris, spettatore suo malgrado di festeggiamenti urbani rumorosi e pericolosi, proprio è rimasto incomprensibile è l'uso smisurato e indisciplinato di micette e mortaretti, sparati senza badar se questi potessero finire fra i piedi di ignari passanti, sotto automobili, vicino a materiali infiammabili e quant'altro. Ho dovuto andare da casa mia, che sto dalle parti di via Romagna, in via Combi, dove c'era l'unica farmacia aperta, proprio attorno a mezzanotte. Ed è stato un percorso di guerra, continuo. Da casa, perché c'era gente che tirava botti sul vialetto di accesso a casa, fino in via Combi e ritorno, quindi nell'arco diciamo di 40 minuti. Ed è stato veramente pericoloso, cioè c'era da schivare, c'era da fermarsi, c'era da guardare in alto che non ti cascasse sulla macchina un altro. E, insomma, è sinceramente esagerato, no? Allora io capisco tutto, capisco che c'è qualcuno che ha piacere di vedere i botti a Capodanno, di assistere allo spettacolo, e quindi quello ufficiale organizzato dal comune nel caso, va bene, d'accordo, cioè, ci sta, ma 20 minuti, no, è finito. Questa cosa che ha provocato in Italia 274 feriti, ragazzi di 13 anni che hanno perso entrambe le mani, un morto. Cioè, è esagerato. Il petardo buttato dentro un'androna, il Raudi famoso, no? Cioè, quello non ha nessun senso. Dopo, per l'amore di Dio, io non voglio apparire, no, che chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché a 18-20 anni li ho buttati anch'io i petardi a Capodanno. Ma insomma, si cerca. L'obiettivo dell'essere umano sarebbe di progredire, non di retrocedere, capito?